Ma io non so le condizioni di Palermo, però da noi non dico che per carità è di più di là la zona di Palermo, però qua siamo finiti a livello di mare, qua siamo finiti. Veramente, se non si state per trovare un sistema di. Io ti faccio parlare a livello di pescatore, ma io pure che ho 50 anni che sono impiegato in questa attività, e vedo, è noto una differenza del pesce, prima che sempre vi dico che pesce ce n'è, pure sulla qualità, c'è tutto, pulisco qualche pesce e sempre vi dico trovo qualche cosa strana, che ai tempi io ho una vita che faccio questo, non li trovavo completamente, usciva un pesce di qua, era tutto genuino. Mi dico i panci, non lo so che cosa mangiano a mare, che cosa riescono, perché saranno l'acqua, senz'altro che saranno l'acqua, vi giuro, saranno. Io me ne che poi il sapore, il pesce, sinceramente, il sapore di una volta. Un pesce noi che avevo 50, sono abituato a mangiarsi un pesce di qua. E poi pesce, vi dico, carnagione di sopra, è morto di meno, è magro, non riesce forse a nutrirsi il pesce come era una volta. Che effettivamente trovavano un pochettino di mancianza, ma qualche cosa di mangiare. Ora no, vi giuro, ora no, vi dico. C'è barche che vanno a Puippa, a Calamare. Negli altri anni finiva il mese di settembre, ottobre, raffreddava l'acqua un pochettino e vedeva barche che si guadagnavano pane a Calamare. Ora non se ne piglia più completamente. Vi dico, qualcuno, quando vanno a mare due c'è polpi, due c'è calamare, vi dico, impressionante completamente. Cioè la gente di una volta, veramente i pescatori di una volta che campavano famiglia, oggi se avessero a campare famiglia non ci potessero arrivare, non lo potessero fare. Ecco perché molta gente, chi è che si arretira a gioventù, cerca di evitare il mare, non andare, perché non produce più completamente, credo.